tutto quello che raccogliamo, tutte queste erbe, questi licheni, oppure le cortecce, le raccogliamo e le mettiamo nella gerla, che è questo tipico contenitore della nostra zona carnica, che un tempo veniva usato per trasportare il fieno. Noi lo utilizziamo per portare le nostre erbe, i nostri licheni, perché così si possono mantenere freschi, diciamo, perché portandoli in una borsa di plastica andrebbero a rovinarsi. Comunque non è nel nostro stile della sostenibilità. La nostra giornata tipo per la raccolta parte dalle 5 del mattino, quindi partenza dal ristorante alle 5 del mattino con due ragazzi solitamente. Il luogo in cui andiamo in questo momento è lo Zoncolan e la zona di Timau. Quindi si sale, si va alla ricerca degli abeti che sono caduti, sì, però hanno le radici ancora piantate a terra, quindi sono ancora vivi. Togliamo la corteccia interna con degli attrezzi che ci siamo creati, e una volta raccolta si carica subito sulle nostre gerle e si fa la spola dall'interno del bosco verso il nostro furgone che parcheggiamo sulla strada. Abbiamo cercato di entrare completamente nelle nostre tradizioni friulane e nella nostra storia, no? Perché comunque c'è l'utilizzo dei licheni nella storia, ma di tutta la zona montana italiana. E noi l'abbiamo voluto portare nella nostra cucina con le nostre tradizioni, quindi, no? Però è un lavoro che ti dà molta soddisfazione, cioè essere qui. Noi di solito dalle 6 alle 6 siamo qui su queste montagne fino alle 8-9, quindi è veramente un qualcosa che ti fa bene poi per ritornare al lavoro, no? È il relax dei cuochi alla fine di tutto il nostro team di cucina, no? E quindi fa piacere anche ai ragazzi, anche se devono svegliarsi presto, però essere qui è appagante al massimo, insomma, no? E poi venendo spesso vedi il mutare, no? Il cambiare di tutta la parte vegetale di questo territorio. Ogni momento dell'anno ti dà qualcosa di diverso, quindi è fondamentale. L'importante è rispettarlo, no? Perché se non lo rispetti non va bene. Fare il pane con le farine di corteccia interna di abete o farine di sussistenza, visto che utilizziamo anche i licheni, è qualcosa che porta alla sostenibilità. Quindi utilizziamo un prodotto comunque di scarto. Le cortecce le portiamo a casa, togliamo la corteccia interna, da queste non le buttiamo via, ma recuperiamo anche queste perché le utilizziamo per fare dei contenitori. Quindi abbiamo un prodotto che da quando viene raccolto entra nel nostro ristorante e non viene poi buttato via. Quindi sostenibilità al 100% e soprattutto abbiamo un'identificazione del territorio in cui ci troviamo, un ricordo, perché è il ricordo di quello che è successo con il Vaia, e poter portare il turismo perché vengono per mangiare questo pane, venire ad assaporare i profumi del bosco attraverso il pane.
quando è successo il disastro del Vaia, abbiamo pensato che il pane fatto con le cortecce interne degli abeti da schianto poteva essere una risorsa per il nostro territorio, soprattutto per portare il turismo, perché il turismo poteva venire sulle nostre montagne, se non per i boschi che non c'erano più, ma almeno per qualcosa che ricordasse i boschi. E quindi il pane poteva dare una mano alla nostra regione in questo senso. C'è il lato negativo e il lato positivo, no? Il Vaia ha distrutto la parte boschiva, diciamo, no? Quindi è un po' l'ambiente non è bellissimo da vedere, però comunque tutta la parte vegetale prosegue il suo cammino stagionale. E in queste zone c'è, credetemi, c'è veramente di tutto, no? Tutte queste erbe che le nonne raccoglievano un tempo ci sono ancora, no? Il fatto che si trovino le erbe che raccoglieva mia nonna oppure le donne della Carnia, vuol dire che non è cambiato tantissimo alla fine, no? Quindi è positivo questo, ti rasserena. È un lavoro di passione questo, no? Quindi quello che ci è stato tramandato da anni, no? Se andiamo a vendere il pane a Milano, dovrà avere una connotazione, quindi dovrà essere il pane di corteccia dello Zoncolan. Quindi creeremo lavoro anche, perché dovremmo formare delle squadre che andranno a raccogliere, perché io non avrò il tempo per raccogliere le cortecce necessarie. Ma tagliando ancora moltissimi alberi, quelli ci sono, quindi non andiamo a snaturare la natura o a rovinarla, però è lì, devi sfruttarla. Il pane in tavola viene accompagnato sempre da un burro montato con una percentuale che è il 2% di sale, quindi viene un burro ottenuto per affioramento ad ampezzo. E quindi poi noi lo montiamo e utilizziamo questo sale che viene servito su una pietra, perché nelle zone della nostra Carnia abbiamo la pietra carnica, il grigio carnia, che è una delle pietre più pregiate che abbiamo nel nord Italia. Quindi poi il pane viene tagliato a fette, viene servito su un tagliere fatto apposta per questo pane, dove c'è una parte che è scavata, dove all'interno vengono messi dei sassi del tagliamento che vengono riscaldati per mantenere caldo il piatto. Quindi il pane tagliato viene intervallato gusto dopo gusto, quindi dalla corteccia, pane di patata, pane lichene e un pane integrale. Dei grissini, sempre fatti dai nostri ragazzi, un pane al vapore fatto con dello zafferano prodotto a Cividale, e una focaccia al rosmarino, le erbe aromatiche del nostro territorio.
futuro lo vedo nel dare una mano al turismo, alla nostra regione, a portare, a far conoscere alla gente quello che sanno fare i nostri piccoli artigiani, quello che sanno fare i piccoli contadini, quello che ci hanno insegnato le nonne, quello che ci hanno tramandato le persone anziane di del loro sapere. Quindi noi dobbiamo sempre ascoltare tutto e comunque condividere, perché altrimenti tutto questo andrebbe morto. Quindi già per il futuro riuscire a tramandare tutto il nostro sapere è già una vittoria. Vuol dire che non abbiamo lasciato morire come si raccolgono delle erbe, piuttosto che come si preparano i prodotti della nostra tradizione. Non abbiamo lasciato morire il piccolo artigiano che produce una piccola quantità di formaggio, piuttosto che di farina di polenta, piuttosto che l'aglio. Quindi questo, riuscire a continuare questa nostra piccola produzione, è già una vittoria, secondo me.